Vorrei partire dall'Italia, insomma, dal concetto proprio geografico di questo paese che forse dopo tanti anni riesce a individuare dei punti, dei luoghi importanti per creare comunque dei passaggi, delle convivenze insieme, delle trasformazioni e allo stesso tempo dei contatti. E Milano è un anello così importante politicamente. In questo momento che era un buco nero in un certo senso, e aver creato questo fallo gigante blu credo che sia un segno forte, e quindi cioè, esserci è un privilegio, non è perché i modus amacama, che bene che sia così, questa coincidenza temporale che siamo qui. Non posso non apprezzare l'orizzontalità che si sta vivendo qua dentro. Questa è un'atmosfera bella, oggi l'assemblea per me è stata una cosa di un'emozione enorme, insomma non credo di aver vissuto 20 anni, insomma, che non mi capitava di essere una forma assembleare in un modo così, anche in questo caso non strumentalizzato, ma pragmatico, pragmatismo, cosa si fa, come possiamo farlo e perché lo stiamo facendo. Queste domande per me sono attraversate a persone diversissime che stavano attorno a dei bancali a aspettare cosa si può fare, oggi è successo, è soltanto un secondo giorno, quindi ce ne saranno tantissimi. Noi cerchiamo all'interno del nostro gruppo di praticare questa forma di orizzontalità, l'abbiamo sempre praticata con difficoltà, con tutti i rischi che questa comporta. Vedere che queste forme si stanno propagando e arrivano a coinvolgere delle moltitudini come quelle che stanno arrivando in questo luogo, ma che stanno un po' spostandosi da un luogo all'altro, perché c'è anche questa transumanza fra i vari luoghi occupati o gestiti in maniera altra, come Sale a Venezia, che è un altro tipo di natura. Ecco, è qualcosa che sentiamo inevitabilmente di dover appoggiare. Appoggiare, ecco, appoggiare dando un contributo che non è il vostro fare qua, che è ben diverso, perché voi state lavorando, l'avete preso, lo state costruendo. La nostra presenza è diversa, inevitabilmente è diversa perché ci siamo, poi domani non ci saremo, però questo filo rosso vogliamo tenerlo e speriamo che si mantenga cercando forme diverse di presenza. Non sarà il lavoro attivo qui, costante, però ci auguriamo e vogliamo, questa è una decisione che già ne abbiamo parlato molto, di cercare di mantenere il contatto e riuscire a contribuire con quello che possiamo fare, con il nostro lavoro artistico in questo caso. Arrivare in uno spazio e cominciare a pulirne il pavimento, cominciare a creartelo, costruirtelo proprio semplicemente dal suolo, anche questa è una pratica importantissima per chi fa il nostro lavoro. Avere cura del luogo in cui poi farai nascere qualcosa, però partire dal pavimento, e questo è la base di qualsiasi presenza, avere il controllo di tutto quello che ti sta attorno e partire veramente dall'avere controllo degli In questo angoli, caso siamo delle partiti proprio dalla origini. polvere, quindi Sì. è un po' tragico, più di così, Antigone più di così, con la tragedia non può essere. Noi veniamo dal mondo del silenzio, che tutti quelli che ti stanno a guardare devono star zitti per forza. Il fatto che questo non accade in uno spazio liberato, come dici tu, è un'altra libertà. E quindi ti confronti comunque con un'altra libertà, con un altro suono, con un'altra atmosfera che hai attorno. Questa è una forma di liberazione anche per chi è, per me poi. Penso che Silvia potrebbe dire altre cose, sicuramente anche più interessanti, però è una forma di liberazione, nel senso che comunque stai dialogando con chi sta dialogando in quel momento e allo stesso tempo sta parlando con te, tu sei nell'aria, prendi uno spazio tutto e non è nero, non è teatrale, non è conforme, non è convenzionale. Non è comodo. No, questo sicuramente no. E quindi si trasforma un lavoro, cioè prende forse vita più qui, in una
un contesto del genere che altrove. Infatti qui... il lavoro si è amplificato. Inevitabilmente, Silvia, rispetto a come questo, che è un lavoro che abbiamo già presentato in questi luoghi neri e protetti, qua veramente tutto quello che avveniva era amplificato, era più forte, ma più carico di energia, inevitabilmente, perché c'era questa, e non era una lotta, era proprio prendere la polvere da terra e cercare di sollevarla, e però c'era comunque questa grande attenzione delle persone che erano davanti, il frastuono dietro era inevitabile perché... Sì, è un coro bellissimo, il coro della tragedia. Non ci ha minimamente disturbato. Nell'entusiasmo potrei dire bello, che va tutto avanti e sarà... Sono quegli abissi, cioè il baratro è anche in queste cose qua, cioè nel senso di anche oggi stare qualche battuta su questo, sul abbiamo osato forse troppo, però il gioco è bello così, insomma, quando ti esponi, ma non per un buco, per una cosina piccola tua scatoletta che ti metti in tasca, ma ti esponi per prendere quello che prendi, 33, 32, 31 piani, non si sa più quanti piani ha questo palazzo, prima o poi dovrete chiarirlo ufficialmente, 32. Ecco. Diciamolo, perché tra il Corriere della Sera, di qua e di là, cioè, questi piani aumentano e diminuiscono. Comunque è una sfida, cioè c'è questa sfida gigante, e ripeto, è importante che sia qui a Milano, cioè Milano è, oggi è uscito tanto in assemblea questo fatto che cioè, siamo circondati dai famosi architetti, designer, bla bla bla. Cioè, hanno uno spazio così, con attorno così tanti disoccupati, come ce n'è a Milano in questi settori. Ragazzi, ma qui si fa bingo. Noi cercheremo anche il nostro modo di... noi usciremo per molto tempo fuori dall'Italia, per molto tempo. Però è una, credo che sia un'esperienza, sia molto bello anche poterla far così. Cortocircuitare anche fuori, anche in questo uno scambio con chi magari sta portando avanti questo tipo di esperienza, oppure anche chi tutto sul design, che sia confronto.